Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. La misericordia di Dio non è una teoria. La parabola che ascolteremo in questa domenica ce lo conferma. Si parla di un padre, di un figlio minore, scapestrato, e di un maggiore, laborioso e persona da bene. Ma la figura che è presente dall'inizio alla fine è lui, il padre. È la parabola del padre misericordioso. Il figlio minore, al quale aspettava un terzo dell'eredità dopo la morte del padre, ne rivendica il diritto di possesso subito. Raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto. Cos'altro è il peccato se non usurpare come diritto ciò che è dono, soltanto dono? E una volta tolta alle cose la dimensione del dono, cos'altro rimane se non la voglia di scialacquarle, rovinando anche se stessi? Alla fine quel figlio si ritrova servo di un padrone che lo mandò nei campi a fare il guardiano di porci. È il colmo dell'avvilimento per un ebreo. Più in basso di così non si può cadere. Allora rientrò in se stesso. Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Notate, è solo per fame che rinsavisce. Non per il rimorso di aver offeso il padre o per la nostalgia del suo affetto, no, per fame. Motivo per cui si preoccupa di preparare la scena. Andrò da mio padre e cercherò di commuoverlo. Forse mi riprenderà in casa, almeno come servo. Era ancora lontano quando il padre lo vide, si commosse, gli corse incontro, lo abbracciò e lo baciava. Non ascolta nemmeno le sue parole. È tornato. Solo questo conta veramente. Non gli fa nemmeno una ramanzina, neanche un buon proposito pretende da lui, niente. Lo reintegra pienamente nella dignità di figlio, di signore. Ma come può essere così imprudente un padre, così sconsiderato? Ma questa è una misericordia che scandalizza. La reazione del figlio maggiore, infatti, ne è la prova. Tornato dal lavoro, sentendo aria di festa e saputo l'accaduto, non voleva entrare in casa. Il padre, quante figure deve fare questo padre, uscì allora a pregarlo. «Io ti servo da tanti anni», si sente dire, «da un figlio, io ti servo». È sempre rimasto a casa con il padre, fedele ai suoi ordini, ma da servo, non da figlio. Sarà poi entrato a quella festa? Non lo sappiamo. Una parola non lo sappiamo per perché noi. La conclusione dipende da noi. Commento al Vangelo della domenica. Ci sentiamo a cura giusti, di Don Piero Rattin. Irreprensibili? Allora non sapremo mai cos'è la misericordia. Siamo convinti invece di averne bisogno sempre, tutti i giorni? Allora daremo a Dio l'occasione di poterci abbracciare. E sarà gioia per noi e per Lui. Anche Dio, infatti, ha diritto alla sua gioia. Buona domenica.